Buongiorno, mi chiamo Alessandro Argentiero, sono l'editore del blog miaprimagranfondo.it e naturalmente sono anche un grande appassionato di ciclismo. È proprio da questa mia passione che nasce la partecipazione al progetto drone virtuale dell'amico Paolo Dal Prato. Andremo a vedere ovviamente dall'alto i punti principali della Milano-Sanremo. La partenza è a Milano, in via della Chiesa Rossa. Si costeggia l'Aviglio Pavese e su strade relativamente ampie e dritte che invitano alla fuga. Non è un caso che nella vittoriosa edizione del 1946 Fausto Coppi era già in fuga a Badile, pochi chilometri dopo la partenza. La prima asperità di giornata è il passo del Turchino, una salita che con l'asfalto non fa più paura a nessuno. La strada però è caratteristica e costeggia dei borghi molto belli come Campo Ligure. In cima la galleria che collega Liguria e Piemonte è preceduta da una statua che ricorda il primo grande campionissimo della storia, Costante Girardengo. Sai dov'è che ti stacco a te? Sul Berta. Queste sono le parole con cui Fausto Coppi si rivolse al grande campione belga Rick van Steenberg. Il Berta è l'ultimo dei tre capi, Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta, appunto, che sono salite di difficoltà molto bassa, ma che una volta, quando ancora non c'era l'asfalto, potevano decidere la Sanremo. Ormai siamo dopo la Iguaglia. A San Lorenzo al Mare si abbandona l'Aurelia per affrontare la salita di Costa Rainera, che peraltro tutti conoscono come la Cipressa. In vetta comincia una discesa abbastanza tortuosa, al termine della quale il percorso si ricongiunge all'Aurelia e procede nuovamente verso Sanremo. E siamo al Poggio di Sanremo, ultima salita della corsa e ultima opportunità per chi vuole evitare la prevedibile volata di gruppo. 4 chilometri da fare a tutta. In cima una ormai celeberrima curva sulla sinistra e poi la difficilissima discesa, e anche in discesa più di una volta la corsa si è decisa. E siamo all'arrivo di Sanremo, in via Roma, di solito teatro di furiose volate. Capita qualche volta però che dei coraggiori riescano a eludere la sorveglianza del gruppo, e questo è successo nel 2019 con Julien Alaphilippe, per esempio, o nel 2018 con un grandissimo Vincenzo Nibali. E sono forse questi solitari, questi arrivi solitari, ancor più degli arrivi di gruppo, che hanno contribuito a creare la leggenda della classicissima di primavera.